la contrada Sant'Ambrogio. Siamo qua con il capitano Castellana. Oggi è stata una bellissima giornata dove abbiamo inaugurato la parte del museo che è in progress. Abbiamo esposto delle cose simpatiche, abbiamo esposto per la prima volta una nuova figura che sfilerà. Abbiamo esposto lo staffile, abbiamo la teca appositamente fatta, quindi direi un bel momento. Abbiamo anche fatto il concorso dei bambini con le scuole in collaborazione con il Collegio dei Capitani del Gran Priore e abbiamo premiato il primo classificato che è esposto nel retro della nostra macchina e quindi direi una giornata favorevole. Tantissima gente, quindi direi un buon primo maggio. Sì, una giornata importante, diciamo, tantissima affluenza. Abbiamo collaborato con il Viro di Lignano, ormai collaborazione storica per quanto riguarda il pranzo. Abbiamo fatto la nostra tradizionale picagnata, ok? Oltre poi griglie accese più classiche. E abbiamo fatto la nostra mattinata sportiva, ok? Con i CrossFit di Lignano. Hanno fatto un'attività davanti al nostro maniero in strada. È una cosa molto interessante perché questa è la nostra quarta edizione, quindi portiamo avanti la nostra tradizione e come ha detto il mio campione, una contrada piena di gente è stato veramente un primo maggio per noi davvero importante. Sì, sempre in tema di attività fisica, quest'anno abbiamo introdotto anche una lezione di Pilates con Ilaria Verità all'interno del maniero e anche questo ha avuto una grande affluenza, è stato molto divertente anche vedere alcuni contradaioli cimentarsi per la prima volta con questa attività, ma anche ospiti esterni che hanno insomma colto l'occasione per visitare il nostro maniero e attaccando appunto questo momento di lezione di Pilates. Poi per i bambini abbiamo anche previsto due laboratori con i tamburi, quindi è stato possibile far provare i tamburi ai bambini ma anche non solo. E poi abbiamo ospite anche la Croce Rossa che sta gestendo delle attività, dei giochi per bambini ma non solo. Viva Sant'Ambrogio! Porta Sant'Ambrogio!